Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo dei trattamenti non chirurgici del viso e per farlo abbiamo il piacere di avere nuovamente in collegamento da Milano il dottor Luca Rosato. Buonasera dottore, ben trovato. Buonasera e bentrovate a voi e grazie per l'invito ancora. Grazie a lei, dottore. Quindi, dottor Rosato, all'interno della disciplina della chirurgia plastica, su cosa ci concentreremo oggi? Oggi ci concentreremo su un lato non prettamente chirurgico, cioè cosa possiamo fare, cosa possiamo dedicare a noi stessi nel grande ventaglio dei trattamenti non chirurgici del viso, che naturalmente il viso è la parte del nostro corpo più esposta sia agli agenti atmosferici, quindi al sole e soprattutto poi all'invecchiamento, quindi dei tessuti, che non è soltanto l'invecchiamento della pelle, ma è anche delle strutture anatomiche che sono sotto la pelle. Quindi noi abbiamo il grasso e i muscoli, che piano piano nel corso del tempo hanno le loro modificazioni e quindi possiamo perdere dei volumi o della posizione a livello dell'arcata del terzo superiore, del terzo medio, che è la parte centrale del nostro viso, e del terzo inferiore. Dottore, quali sono i problemi più comuni che le riferiscono le pazienti? Problemi più comuni che riferiscono le pazienti sono naturalmente la perdita di volume in alcune zone, soprattutto nella regione malare, e come possiamo vedere da questa immagine che ci aiuta in maniera schematica a vedere come c'è un avanzamento e una discesa verso il basso del grasso e dei muscoli, soprattutto in regione zigomatica, ma quindi che è la regione malare, attorno al naso e alla bocca, quindi si accentuano quelle che sono le rughe nasogeniene, fino ad avere queste rughe che si nota soprattutto sull'angolo, sulla linea della mandibola, che danno quell'aspetto un po' più vecchieggiante. Senza contare poi appunto l'accentuazione magari delle rughe d'espressione sia a livello frontale che a livello labellare, che è proprio attorno agli occhi per la continua corrugazione data dai muscoli, che attorno agli occhi. Quindi c'è una dinamica negli anni che piano piano viene accentua i segni del passare del tempo. Naturalmente c'è anche una componente genetica e una componente anche ambientale, cioè se noi abbiamo poca cura della nostra pelle o poca cura di noi stessi o non abbiamo un corretto stile di vita, influisce anche questo. Come ultima immagine, ho sfruttato un'immagine che ben conosciamo, cioè di un attore molto famoso come Robert De Niro. Come possiamo vedere, stessa proprio posizione, stesso profilo, vediamo anche soltanto come il neo sullo zigomo di destra sia sceso come posizione, come si siano ingrandite le orecchie e il naso, perché sono le due parti anatomiche che continuano nella loro crescita, come la regione del viso sia come andata un pochino in avanti e verso il basso, accentuando poi maggiormente quelle che sono le rughe naturali. Eh sì, dottore, ahi noi, sì. Quindi, dottore, che cos'è che frena le pazienti? Quali sono i cosiddetti falsi miti? Sicuramente ciò che frena le pazienti all'inizio è la paura di cambiare troppo, di non riconoscersi. E questo è facilmente un mito facilmente smontabile, perché noi utilizziamo dei farmaci, quindi come ogni farmaco abbiamo delle dosi differenti. Quindi possiamo ponderare in base alle necessità della paziente la dose necessaria a risolvere quel piccolo problema. Poi la seconda paura potrebbe essere quella di uscire dall'ambulatorio e avere la sensazione che tutti ci guardano. Ciò non è vero, l'obiettivo dei trattamenti non chirurgici è proprio quello di darci un aspetto più rilassato, di portare al meglio i nostri anni. Il dolore poi sicuramente è un'altra componente che può frenare le pazienti, ma in questo caso noi utilizziamo degli aghi molto piccoli, molto sottili o addirittura delle cannule automatiche. L'irreversibilità del trattamento non è vera, perché tutti i trattamenti sono reversibili, c'è un riassorbimento nell'ordine di qualche mese o anche anno, dipende dal tipo di procedura che andiamo ad effettuare, oppure come per esempio con il botulino di diventare inespressivi, cioè come delle maschere fermi, immobili, ma anche lì è sempre un discorso che dipende chi effettua la procedura.
Eh sì, dottore, è proprio così. Ma come possono quindi le pazienti superare questi timori nel caso in cui volessero fare un trattamento, uno di questi trattamenti? Siamo qui proprio per questo, per dare la corretta informazione alle pazienti, per superare i falsi miti, per superare quelle paure e per rispondere a quella domanda di latente che è dentro di loro, ma che cerca delle risposte e le deve trovare nel professionista. La cosa importante per la paziente è soprattutto essere consapevoli di ciò che dà fastidio, quale sia il desiderio, l'obiettivo da raggiungere. Non si deve andare dal professionista dicendo: dottore, lei cosa mi farebbe? Ma no, elencare quelle tante piccole cose che possono darci fastidio, il professionista, grazie alla sua esperienza e alla sua professionalità, considera il percorso migliore da intraprendere. E che ho detto proprio, ho usato la parola percorso perché è proprio qualcosa che viene condiviso nel tempo. Non è necessario fare tutto e subito, ma si può programmare piano piano costruendo un programma specifico per le necessità di ogni paziente e farlo insieme, essere seguiti e mai essere lasciate da sole con i propri dubbi e i propri timori. Quindi, dottore, analizziamo le soluzioni. Quindi, come fa il chirurgo ad aiutare le proprie pazienti? Il chirurgo aiuta le proprie pazienti, soprattutto come ricollegandomi all'ultima cosa che ho detto nella domanda precedente, ascoltando. Bisogna sempre ascoltare tanto le pazienti e notare anche durante l'ascolto la dinamica del viso che hanno, perché è proprio lì che si può notare quello che la paziente, come si esprime nella quotidianità, quindi notare quali sono le rughe d'espressione maggiormente visibili, notare quali sono i volumi che hanno magari perso un pochino di tono e piano piano capire dove agire e per dare più struttura. Ecco, questa immagine ci aiuta tantissimo perché il chirurgo quello che vede è un viso diviso in tre parti: il terzo superiore, che generalmente è più interessato dalla tossina botulinica per cercare di rilassare la fronte, di eliminare le rughe di espressione; poi abbiamo il terzo medio, che può essere una combinazione di filler per quanto riguarda l'arcata dello zigomo, per il sopracciglio, ma anche per le cosiddette zampe di gallina attorno all'occhio, abbiamo invece il botulino. Possiamo anche dare una correzione sul naso tramite il rino filler, quindi correggere gli anestetismi, per esempio delle piccole gobbe o delle piccole asimmetrie del naso. E poi c'è il terzo inferiore che riguarda magari l'idratazione o l'aumento volumetrico del labbro, oppure il trattamento delle lughe nasogeniene, oppure anche ridefinire o dare più proiezione al mento o alla linea mandibolare se siamo un po' carenti in quella regione lì, anatomica. Ecco, come possiamo vedere da questa immagine di una bellissima modella, noi possiamo notare come l'arcata zigomatica, lo zigomo in sé e quel prolungamento appunto dell'osso, unito alla linea della mandibola inferiore, disegnano come due linee parallele che ci danno proprio l'immagine di un viso pieno, sano, giovane, e possiamo notare anche l'arcata sopraccigliare come viene disegnata sì dal sopracciglio, ma anche come è sollevata, che fa apparire l'occhio più aperto. Ciò dà anche un'ottima apparenza al collo, perché più è definita la linea mandibolare, più si vede l'ombra dello stacco tra il viso e il collo, e più il collo sembrerà definito e allungato. Siamo andate avanti un pochino con l'età, visto che la modella precedente era più giovane, qui è un'attrice famosissima. Come vediamo che sostiene gli stessi principi che ho elencato precedentemente, ma naturalmente con volumi diversi, proprio perché ogni paziente, ogni persona è diversa. Ma i principi, cioè l'arcata sopraccigliare, lo zigomo e la mandibola, ci danno quella apparenza più sana e più piena del nostro viso. E infine abbiamo invece un'attrice più in là con gli anni rispetto alle precedenti, e che ha per tante donne può essere un piccolo anestetismo, cioè quelle rughe della palpebra inferiore. In realtà danno al viso, al volto, all'espressione una certa veridicità, una naturalezza dell'espressione, perché non dobbiamo mai dimenticare che non dobbiamo diventare inespressivi, non dobbiamo diventare delle maschere senza segni, ma dobbiamo portare al meglio gli anni che abbiamo.
Eh sì, dottore, ha detto delle cose bellissime, veramente. Per concludere, quale consiglio possiamo dare a chi ci sta ascoltando? Il primo consiglio è sicuramente sostenere un corretto stile di vita, avere delle ottime abitudini proprio nella vita in generale, quindi degli ottimi stili di vita. Ma il primo consiglio che posso dare, che a costo veramente basso, è quello della protezione della cute del viso, cioè utilizzando una protezione solare tutti i giorni, minimo una 30 di fattore di protezione, tutti i giorni, tutto l'anno. Vedrete che poi col passare del tempo le piccole rughe dopo un anno scompaiono. Utilizziamo questa foto proprio per essere il più esplicativi possibile. Questo è un camionista americano con il suo lato destro all'ombra e il lato sinistro al sole. Possiamo notare proprio in questa foto cosa fa il sole se non ci proteggiamo. Quindi già questo piccolo consiglio può fare la differenza e può regalare una struttura, una pelle con una consistenza e una luminosità migliore anche al professionista a cui vi rivolgete. Un altro consiglio è quello di poter utilizzare anche dei trucchi all'interno della protezione solare e soprattutto di avere una routine quotidiana ottima con la propria pelle, quindi quello di non andare mai a dormire truccati, di utilizzare sempre degli ottimi prodotti per cercare di far respirare la pelle, e questa è già un'ottima base che ci avvicina poi ai trattamenti non chirurgici per avere il miglior risultato possibile. Dottor Rosato, io la ringrazio, i suoi consigli sono preziosissimi, quindi li terrò bene a mente, spero che lo stesso facciano le nostre ascoltatrici e la ringrazio per il contributo che lei continua a dare alla nostra trasmissione. Grazie a voi ancora per l'invito e speriamo a presto. Buona serata. A presto, dottore, auguri per tutto e grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.